Buonasera, come va? Tutto a posto? Spero che sia tutto a posto. È passato quasi un mese, tre lunghi venerdì. Come sono andate le feste? Spero bene. Spero che tutto sia andato nel miglior modo possibile. Visto quello che c'è in giro. Allora, intanto vi faccio una panoramica, tutti avanzi. Stasera parliamo di avanzi tra il 31 e il 1 dicembre. Tutto quello che è avanzato sulla tavola mia di Don Salvatore è avanzato pochissimo, l'abbiamo congelato e l'ho conservato per voi. Ecco. Va bene, saluto un po' che maratone. Andiamo avanti. Liliana Iannelli ci saluta e Vincenzo Milano. Buonasera Liliana. Allora, mezzo litro di latte. Facciamo partire. Guarda che la batteria proprio. Allora, zucchero. Che dicono, le feste sono andate bene? Sono andate bene, spero. Ci saluta Ludo R. Saluto, come va? Allora, zucchero e farina. Poi abbiamo messo a riscaldare il latte, poi Rosario vi darà tutte le dosi, ma queste le conoscete già. Allora, stemperiamo con un poco di liquido. Giovanni Sorrentino, finalmente siete tornati. Un abbraccio a tutti. Ciao Giovanni, un abbraccio a te. E un carissimo saluto a Mappi, ringraziala perché il libro è fantastico, lo sfogliato è troppo bello, poi me lo devo godere piano piano. Beh, è fatto veramente bene. C'è Angela Conte che dice: Peppe, ho fatto il capitone marinato seguendo la tua ricetta ed è stato un successone. Bene, bene. Ma chi c'ha mangiato? Ci vorresti lì? No, delle telefonate in corso. Aleandro Coppola ci saluta da Vicenza. Buonasera Aleandro. Mina Ferilli, buonasera chef. Buonasera, ciao Nina. Mina. Mina. Come sono andate le vigilie, le feste, il primo, il 25, avete messo in atto un poco, dammelo passare, Giovanni, un poco i consigli di tutto quello che abbiamo fatto. Vedi qua. C'è Luigi D'Estasio, ciao Rossellina, ciao chef, ci siete mancati. Tante ricette natalizie sono state ispirate a voi con tante soddisfazioni e apprezzamenti. Benissimo. Le uova le andiamo a battere e le aggiungiamo alla crema, così già ve l'ho fatto vedere qualche volta questa tecnica, così con latte caldo e le uova mischiate dopo, non fate... rischiate di fare grumi, ma soprattutto non vedete quelle macchioline di uovo coagulate nella crema, che spesso capita quando mettete zucchero e uova assieme, capite che se non vengono stemperate subito i granelli di zucchero assorbono il tuorlo e poi non si scioglie più e rimane là. Eccola qua, invece noi un minutino con il latte che bolle abbiamo fatto la nostra crema, ma vogliamo pure fuoco, il giorno. C'è Chiara Farina che dice: finalmente dovevo essere in malattia per riuscire a seguirvi. Cara Chiara, ciao. Buon Come anno. Stai, Chiara? Ecco qua, una volta che prende la prima bolla che fa, che ha preso il bollone, ecco qua la crema, vedete? Bella crema pasticcera, veloce, rapida.
è indolore, lo sta supplendo. Prima faccio altre cose. Savio Scapuzzo, grande chef, ci vediamo domani a pranzo. Sauro. Savio. Savio. Bene, Savio, ci vediamo domani, ti aspetto. Allora, metà della crema. Vedete quanto è bella, liscia, ma nello stesso tempo tradizionale. Aggiungiamo a metà, allora l'abbiamo tolto, a metà aggiungiamo cioccolata fondente. Ecco qua. Andiamo a sciogliere. Tanti saluti da Emanuele Caporaso. Emanuele, tanti saluti a te e buon anno. Ecco, cioè dammi una nocciolina. Eccolo, e abbiamo fatto i due colori, cioccolato, poco. Aggiungiamo una nocciolina di burro. Tanti saluti anche da Helen, Marco e Heidi. Ciao Helen, Marco e Heidi. È bellissima Heidi, eh? Sembra tutto giovane. Ecco qua, e la mettiamo a raffreddare. Ecco qua. Allora, torniamo a noi. Ecco qua dove c'è il mio divertimento. Allora, è rimasto un poco di riso alla pescatura, il brodo e la carne del brodo che abbiamo fatto, i tortellini, i miei tortellini si mangiano tutto quanto un Salvatore, e un poco di baccalà alla puttanesca. Ecco, da qua mo ci mettiamo a giocare un po'. Allora, Antonio Gravino, oggi è veramente venerdì, con la vostra buona e affettuosa compagnia. Grazie Antonio. Allora, il riso, eccolo qua. Peppe Balestrino scrive: non vi vedevo all'opera dall'anno scorso. Finalmente buon anno a tutti. Buon anno a te. Allora, il riso, se è un riso tipo questo, abbastanza sgranato, vedete, è un riso alla pescatura abbastanza sgranato, lo andiamo a legare con un poco di farina e un uovo. Andiamo qua, nel frattempo togliamo un'altra cioccolina. Rossella Moriello, bentornati, mio marito mi ha fatto trovare il libro dello chef sotto l'albero. Mi sono messa a piangere dalla gioia, vi amo. Grazie Rossella, sei gentilissimo, grazie. Allora, sporpiamo un poco di carne in brodo. Vabbè, io comunque ne approfitto per rifarvi tutti gli auguri di buon Santo Natale, Capodanno e un fantastico 2022, sperando bene che tutto sia giusto con il nostro amico Covid. Allora, mettiamo, quando vedete che il riso è un poco sgranato, aggiungete un poco di farina, un pizzico di sale e mettiamo un ovetto. O Salvatore ancora non ha fatto la Salvatore non è fatta la comparsa, non si avrebbe ripigliato la festa di Natale. Sì, O Salvatore se l'ha data male a me. Sì, è stata terribile O Salvatore il festa di Natale, è sparato più fuochisti da tutti i fuochisti di Napoli. Ma non con i fuochi d'artificio, con i piatti in cucina, là e mi sa ferro e fuoco tutto caseggiato. Ecco qua, andiamo. C'è Giuseppe Di Lascio, che bello potervi rivedere, un saluto affettuoso. Ciao Giuseppe.
eccolo. Allora, ne potremmo fare due o tre cosine. Poi vi faccio vedere due o tre idee. Uno già penso l'avete immaginato, che sarebbe l'arancino di riso. Piccolo, ma è più pezzetto di riso. Però, ecco, allora, olio. Monica, Madonna, siamo stati da voi a pranzo ed è stato tutto eccellente. Veramente rimasti soddisfatti e ci vediamo presto. Grazie mille, sei gentilissima. Grazie, Monica. Tanti saluti e buon anno anche da Oscar Nastro. Caro Oscar, l'altro giorno abbiamo provato i tuoi pomodori. È vero, non sei? Droga russa. Droga russa, buonissimi, complimenti. Allora, ci accoggi uno spagattiello. Sì, allora. Bentrovati da Don Salvatore. Ecco qua, è comparso Don Salvatore. Buon anno, Don Salvatore. Chi sta Don Salvatore? Sta ancora sparando da Capodanno. E questo Don Salvatore, quando convenza, non conosce più. Giorno, ma devo fargli carta da quello più. Lo dico che te li diamo le due, Don Salvatore. Allora. Sì. Allora, taglia pasta, un fogliettino di carta da forno e andiamo a mettere il riso e la nostra formina. Ecco qua, lo pressiamo per bene. Ecco, il foglio di carta forno serve proprio solo per la comodità di lavorare, per lavorare meglio lo stampo. Ecco, la padella bella calda e wow, è rinfatta. Poi, qua pure siamo belli caldi e mettiamo il nostro riso. Sono piccoli spunti, delle piccole idee per il riciclo, cose che noi parliamo sempre di questo argomento, che è una cosa a me molto cara. Per questo più riesco a fare la singata, più meglio è. Ecco, e sono due. E il terzo, il tortino sta andando. E il terzo facciamo, bagniamoci le mani, facciamo quello che già avevate pensato, facciamo una bella arancina. Luigi Troise ci saluta da Hong Kong. Caro Luigi, speriamo bene per questo 2022, che sia sicuramente per tutti noi. Speriamo bene, Luigi, un caro saluto a te, cari italiano a Hong Kong. Allora, mettiamo al cuore del riso, mettiamo un poco di baccalà, due avolini e dei capperetti. Ecco qua. Andiamo a chiudere. Eccola qua. Già qua abbiamo bisogno, sì, la dobbiamo barabone, sennò a bombe non Salvatore, loco. Allora abbiamo fatto la. Quando sono stato a Parma dall'antica corte per la vicina, ho fatto la bomba di spigaroli e poi qua facciamo ho trittino anche io a Salvatore. A Salvatore, ne ridiamo le guerpe, che ne sapete? Voi non ne avete proprio idea che non fa passare a me. Nunzia Melcarne, buonasera da Tricase Porto e un saluto a tutta la brigata della taverna del Porto. Cara Nunzia, un caro saluto a te e a tutta la brigata della taverna del Porto, fantastico posto, fantastico ristorante a Tricase dove sono stato l'anno prima del Covid. 2019.
2019, un posto fantastico, si mangia divinamente bene, è un posto troppo bello, andateci. E prima o poi ritornerò anch'io dalle vostre parti, perché veramente mi è piaciuto moltissimo. Beh, a parte che tengo un debole per il saletto, allora mi piace troppo di un posto. Ecco qua il tortino di riso, lo giriamo delicatamente. Vedete quanto è bello, e lo facciamo a nel frattempo. Allora, un poco. C'è Nunziante Aliberti che scrive: stavo ma aspettando con un buffan. Caro Nunziante, tutto bene? Come sono andate le feste? Ecco qua. Tantissimi cari auguri a tutti voi e speriamo in un bellissimo 2022. Un grande abbraccio da Don Salvatore. Don Salvatore, Domingo De Rolai, quando è stato che poi hanno fatto come gli auguri a Don Salvatore? E io gli dissi: guardate, se avete sbagliato a scrivere, perché Don Salvatore, se sta scritto Don Salvatore, Domingo De Rose, nato a Buenos Aires. Principe di casa d'oro, che è tutto quanto è stato anche io spottevo, non è la verità. È tutto quanto. Ma Salvatore, è vero, mi sono trovato pure da una mezza difficoltà, ma quello è bello, voi se vi fate mandare una copia o certificati in nascita di Don Salvatore, vedete che. Intanto c'è Sandro Cipriano che dice: Don Salvatore vi dà molta ispirazione, e viva Don Salvatore! Sì, sì. Don Salvatore, se non ci fosse le se ne mandato. Non vi vorrei. Non vi. Guardate, non vi racconto quello che hai combinato stamattina, perché ci vuole mezza giornata, mezza serata per raccontarvi quello che hai combinato stamattina. Chi siete vieni, va bene. Lasciamo stare, ormai è una roccia. Ecco qua. Dato che il riso era bello morbido e sgranato, allora l'abbiamo infarinata, passata nell'uovo, la piccola giù arrava al meccanico, perché non c'è da. L'abbiamo passata nell'uovo e nel pane grattugiato la facciamo friggere bello delicatamente. Ecco qua. Il tortino pure sta andando. Giancarlo De Maio, auguro a tutti voi e a tutti noi un 2022 sfavillante. A presto, con la speranza di venire presto nel nostro paradiso chiamato Montechiaro. Caro Giancarlo, carissimi auguri a te e grazie ancora per la fantastica sorpresa. Hai contribuito pure tu al mio peso, al mio peso a forma. Allora, bel piatto piano, Giovanni, mettiamo un filo d'olio, eccola qua. Spero per chi ha avuto il libro, ha comprato il libro, ci sia stato il vostro gradimento. A me è piaciuto assai, mi piace assai questo libro, perché veramente ti dà 60 idee di pane duro, sì, va bene, che ti trasforma veramente un po' tutto l'idea del pane, perché uno dice: ma un pane duro faccio mozzarella e carrozza, faccio una cosa che si è finita là. Ah, un'altra cosa importantissima, Rosaria, senza di lei non potevo fare niente, ecco. Mi ha attrezzato con due super tecnologiche. Chela, sì, è il primo rosso era Chela, perché ha detto che c'è stato qualcuno che ha detto che io uso la pinza nella padella antiaderente. È potuto pure capitare, ma è quasi impossibile, perché io ci tengo troppe, per questo uso sempre la legna, come si, anche se è vietata, lo so, però io ho sempre usato la legna e uso sempre il. Siamo collegati, perciò non ti fa scappare l'idea, la telefonata. Ora, cosa faccio la ragione? Angela Barile, che bella idea per consumare gli avanzi. Grazie. Angela, questi sono tutti gli avanzi. Ti ho detto, li ho fatti mettere apposta da parte, perché ci tenevo a far vedere che si può fare con un semplice po'.
un semplice assaggio di riso, quante cosine riusciamo a fare. Cioè le creme devono andare in frigorifero, sennò io raffreddiamo, sono uguali uguali. Eccola qua, a bombe al Salvatore, eccola qua. Leonardo Mezzini, ispirato da te, ho fatto scorze di limone essiccate e messe nel macinapepe da polverizzare al momento. Le uso su tutto. Grazie e auguri dall'Aquila. Grazie a te, figurati. È un piacere. Eccola qua, a bomba di Don Salvatore. Aspetta un attimo, togli questa. Franca Falbo dice: io ho comprato due libri e me li sono letti in una serata. Poi, andate, a mano vengono tutti i nodi a pettine. Ecco qua. Bella sottile. Eccolo qua. Ciao, togli questa macchia di occhio. Salvatore Tortora, sempre bello seguirti. Ciao Salvatore, è un piacere saperti con noi. Allora, un po' di scarolella, dopo ci vuole più giallo per voi, lo sai, sì? Allora contiamo, ho pensato di farlo tipo come un riso al salto, eccolo qua, un riso al salto milanese, l'abbiamo fatto alla pescatura, poi lo andiamo a rinfrescare con un poco di insalata di scarola riccia, ma potete mettere anche scarola liscia. Se non tenete scarola liscia ci potete mettere un poco di lattugo, un cuore, però mettete quello di centro, un po' di radicchio, quello che avete a disposizione. Eccolo, riso al salto alla pescatore con scarola liscia. Vedete come prende, cioè come prende piano piano forma tutto la baradana. Poi teniamo il baccalà, sempre perché per non mettere altre cose in mezzo, teniamo il baccalà alla puttanesca, eccolo qua. C'è Paola Cocchiararo, finalmente di nuovo insieme, vi voglio bene assai. Ciao Paola. Giovanni Sorrentino dice: a proposito, un grandissimo applauso a Francesco, i panettoni erano troppo buoni. Grazie Giovanni, grazie veramente a tutti per i panettoni e per tutto il resto che ci avete veramente, come dire, ci siete stati vicini e avete fatto veramente cose incredibili. Grazie veramente tanto. Francesco ha cercato di fare il suo meglio. Allora, sughetto profumatissimo anche di origano di questa puttanesca, l'ho solo ringiovanito un po' con un filo d'olio fresco e giusto giusto con un pizzico di sale. Eccolo qua, questo potrebbe essere perfettamente un piatto per un ristorante, per un banchetto, un tortino di riso croccante alla pescatore, alla pescatura, che voleva diventare una puttanesca. Allora Giovanni, il pescatore voleva diventare una puttanesca. Eccolo qua. Eccoli. Che ne dite? Vi piace? Ecco qua. E queste sono tre piccole idee di un poco di riso alla pescatura. Andiamo avanti. Allora, dammi piatto qui, piatti bianchi così, nero pure o bianco. Carne in brodo. Quello lì più. Ciao Peppe, mi saluti, sono Antonietta da Forlì. Baci baci e un grande abbraccio. Ciao Antonietta, tantissimi
auguri di buon anno. Devo salutare pure Francesco Napolitano. Augurandogli un buon anno anche a lui, ma ovviamente l'augurio di un buon anno è per tutti voi e per tutti noi, facciamo cielo per tutto quanto. Giovanni, quello lì nero, come si aiuta a biancherito da sotto? Nero, tondi, piccoli, lo mettiamo. Marco Gozzi, tutto fantastico, ma il tortino è meraviglioso. Grazie Marco. Allora, invece carne in brodo. La mettiamo bella così scaloppata. Antonietta Monteforte, buon pomeriggio, vi seguo sempre da Londra. Ci stupisci sempre con i tuoi piatti. Ciao Antonietta, grazie mille. Allora, sale. Mettiamo un poco di scarolina. Guarda, io metto la scarola perché che si tenga a disposizione. Una bella verdurina fresca ci sta bene, qualsiasi cosa avete in frigorifero. Prendiamo un po' di peperoncino fresco. Ci credete che mia sorella sui colli ha ancora... A Natale me l'ha regalato questo bouquet di peperoncini freschi. Ancora le piante di peperoncino. Fallo vedere, Giovanni. Mo si sono appassiti un poco, ma questo è Natale. No? Sono stati raccolti a Natale. Guardate, sono una delizia. Ecco qua. Ok, grazie. Ci mettiamo un po' di succo di limone. Un po' d'olio e voilà, che è nata bomba. Carne in brodo all'insalata. Antonietta Faraoni, sempre da Forlì, dice: sono innamorata di voi. Ciao Antonietta. Poi ti ringraziamo, sei gentilissima. Allora, un altro poco di carne in brodo la andiamo a sfilazzare. Eccola qua, la sfilazziamo bene. Cioè, mettiamoci un poco di prezzemolo e un poco d'aglio tritato. Ecco qua, un poco di la sfilacciamo per bene. Ah, nel frattempo facciamo sta cosa. Allora, il brodo ti giunga il saluto di nonna Nina, auguri d'ogni bene. Caro nonna Nina, tanti auguri a te, di un sereno anno pieno di grande salute e serenità. Allora, ce l'andiamo a tritare un poco. Ciao amici, un abbraccio a tutti da Irina Steccanella. Cara Irina, che piacere. A proposito di brodo, Irina, tanti cari auguri di un buon anno. Spero che stai bene. Ho ancora nei miei ricordi, nel mio gusto, nel mio palato, i due fantastici tortellini quando siamo venuti con me. Vieni, va bene qua, vieni. Torni qua. Cerca, giovane, facciamo male. Da Favignana ci saluta Sesta Saverio. Ciao Saverio. Allora, carne in brodo tritata, un poco di prezzemolo, un poco d'aglio, fa passare, Giovanni. Vittorio Luciano, vi prego, chiedo ricetta pesce azzurro, limone e camomilla. Vittorio, è dappertutto questa ricetta. Un poco d'aglio, un pizzico di sale. Giova, mettici una grattugiata di limone, capisci? Allora, mi dai un uovo, per favore. Un uovo.
ecco qua, un uovo. Allora, uovo, pizzico di sale, un po' di pepe, Raya Jamal ci saluta da Israele, un po' di parmigiano, ciao Raya, un grande abbraccio. Allora, la battutina di uovo, parmigiano, sale, pepe, un po' di verdosine. Ecco qua, un pizzico di scorza di limone. Ecco qua, vieni, vieni, vieni. E con l'ultima goccia di brodo facciamo un'altra cosa molto 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 favorita. Qua noi la chiamiamo banerite, sarebbe tipo una stracciatella. Non lo giriamo subito perché lo voglio più grossolano il pezzo di uovo. Per questo aspettiamo che inizi a coagularsi e poi lo rompiamo. Se lo girassi immediatamente diventa una crema buonissima. Ma a me piace trovarci i pezzi più spessi, un poco più grezzi, va? Diciamo così. No, prima troppo grezzi. Quello col pezzo. Ecco qua, adesso che si è coagulato un poco, eccolo, è pronto. Allora, questo potremmo pensare, se noi facciamo, allora, facciamo un'altra cosa, giù. Allora, lo teniamo da parte. Allora, sì. Mettiamo giù un po' di spaghettini. Nel frattempo, il rotino ce lo teniamo in caldo. No, perché stavo facendo una cosa, però è venuto in mente un'altra cosa che secondo me è molto più simpatica. Allora, ritorniamo a noi, l'uovo battuto e il pane grattugiato. Tanti saluti da Francesco Paone, dei pompieri sempre di Grigliano. Ciao Francesco, tutto a posto? Ecco qua. Beh, l'altro limone, ecco qua. Tu non devi toccare niente con me. Aggiungiamo un po' di scorza di limone nella carne tritata. Volendo potremmo aggiungerci un po' di formaggio se ci piace. Potremmo farci mille cose. Però potremmo aggiungere un po' di mozzarella, ma a me piace lasciarla così bella fresca. Allora. Ecco qua. Tanti saluti da Tommaso del Gennaro. Dice allora, il profumo esce dal cellulare. L'olio. Ciao Tommaso. E poi Luigi Pio Faienza, sempre accelerato a 3000. Qual è il tuo energizzante? Un abbraccio da Foggia e buon fine settimana. Grazie Luigi. È solo la passione. Quando metti passione in qualsiasi cosa è come fosse benzina pura. Grazie comunque, tanti saluti a te e tutta Foggia. Un po' di farina, Giovanni, vai. Eccoli qua. Ecco qua. Ecco qua, uovo e pane grattugiato. Ecco qua.
Ecco qua. Carlo Tangredi, ti seguo sempre, un misto tra semplicità e tecnica. Complimenti. Grazie Carlo. Ecco qua. Ehi. E abbiamo fatto delle fantastiche polpette di bollito. E andiamo a friggere. Voilà. Togli tutto, cioè, ma togli tutto, non togliere. Aspetta, perché forse via facendo. Ti ha portato arrivare. Vediamo pure le creme, se a che stanno. Tengo ancora tempo per fare la disetta 8-10 cose. 25 minuti. 25 minuti. Ecco, facevo 25 minuti. Facevo un banchetto. Allora. La misura, cioè, dove sta la misura? Un bicchiere, veloce. Ok. Allora, la nostra misura è quasi un bicchiere di plastica pieno per una porzione. Mettiamolo qua che tu fai una porzione di conservatore, un bicchiere pieno. Lucia Gulminelli, che brodo è quello della stracciatella? È brodo di carne. Avanzato a capodanno per i tortellini in brodo, con un poco di carne avanzato, Don Salvatore generosamente ce l'ha conservato, forse non di qua, e noi l'abbiamo un poco rielaborato. Emanuele Caparaso, com'erano i salumi? Emanuele, erano spettacolari, cioè aspettiamo che si tutti possibili, buonissimi Emanuele. Allora, l'idea qual è? Ecco qua, ma mi chiama Capar quando ti pit le uni, quando vedi. Quando metti lo smalto. Ecco qua. Allora mettiamo il nostro brodo. Poi che facciamo? Se potete farne così è proprio fatto apposta per chi cucina in modo professionale, che se proprio fatto apposta per farne così. Però si ce l'ha con le chele, con le unghiette. Ecco qua, l'andiamo a mettere in un lato, eccoci qua. Poi su sta facendo. Iniziamo a cuocere il riso con un po' d'acqua. Togliamo le nostre polpette di bollito. Guardate come sono bionde, belle, invitate. Eccolo qua. Ho pensato... Allora, che ci potete mettere? Dato che fanno... mettiamo un po' di prezzemolo. Ma qua io azzarderei pure a metterci un poco di baccalà. E questo lo potremmo immaginare come fosse un ramen napoletano. Brodo di carne, un poco di uova sbattute, giusto 50 grammi di spaghettini messi in un lato. Voi sapete che il ramen viene spesso mischiato tra carne e pesce. Io lo lascio molto molto tradizionale carne, ma qua mettendoci un pezzettino di baccalà sicuramente non farebbe la sua brutta figura, ma facendo a così il ramen di Nonna Rosa, ma Nonna Rosa, perché mia mamma la stracciatella, questa là non è, aggiungiamo un poco di brodo del baccalà al riso. Non sono feste comandate se non fa la stracciatella.
per questo. Ecco. Giovanni D'Andrea, buonasera Peppe, buonasera a tutti, manco da qualche tempo, ma oggi siamo qui e soprattutto buonasera Giovanni. Buonasera Giovanni a te. Come soprattutto buonasera Giovanni? Giovanni, tu vieni. Buonasera. Un altro Giovanni ti ha salutato. Allora. Da Giovanni a Giovanni. Dammi il piatto bianco. Le nostre polpette di bollito. Qua. Ho preparato un carpaccio di limone che lo vado a condire con sale, olio. Francesco Finizio un po' di prezzemolo, anche un po' di tartufo al ramen. Dacci così. Ci vedrebbe anche un po' di tartufo al ramen. Sì, sì, perfetto, Francesco, ci sta pure, un po' di tartufo. Hai ragione. Concordo. Francesco Finizio. Francesco Vinizio, hai ragione tu. Ci sta benissimo. Allora, queste insalatine di carpaccio di limone. Io ho aggiunto poco d'acqua, altrimenti carisci a fare la palla torta. Ecco qua. Eccolo qua, guardate. Mettiamo come base sotto un poco di limone. Così ne mettiamo in modo simpatico le nostre polpette di bollito in insalata. Questo anche è un consiglio che mi permetto di dare al mio amico Fabrizio Nonnis, il Becker. Il Becker. È la, il top. Gli abbiamo riguardo braci, carne e cose varie. Perché ho provato la sua testina che è una cosa spaziale e gli si. Fabrizio, secondo me l'insalata di limone è tanta roba. E l'insalata di limone, Fabrizio, la vedo anche su questa cosa, ma questa insalata qua è pure quella che ti dissi quando abbiamo fatto la cena a Roma dei talenti. Eccola qua. Guardate un po'. Un abbraccio da Alfonso Calemma. Caro Alfonso! Dovremmo vederci. Ho bisogno di te. Corri! Alfonso è un fantastico personal trainer. Per questo e allora, allora cosa? Cara proprio ci servo come un pane. Ecco qua. Chiudiamo. Guardate un po'. Eccole qua. Dei fantastici bonbon di bollito con insalata di limone. Andiamo avanti, il risorso sta andando avanti e per un profumo eccezionale, devo dire la verità, il Salvatore ne ha messo poco di baccalà, ma quel poco che ci ha messo si sente. Mettiamo... Ah, Francesco Felizio, il signore che ci ha suggerito il tartufo, dice sono amico di Raffaele, l'oste il porco di Montoro, sto aspettando per venire a trovarlo. Ah, ciao Francesco, intanto ci metto il tartufo perché mi piace l'idea, ecco qua, e abbondiamo. Salutami a Raffaele ed eccoti accontentato perché ci sta buono. Bravo, complimenti per il consiglio che mi è piaciuto. Andiamo avanti con la cottura. Mancano 15 minuti. Mancano 15 minuti, allora. Il riso penso ci vogliono altri 7-8 minuti per renderlo. Sì, ma questo lo devo solo montare questo pezzo qua. Pasquale Laezza è un quadro. Saluti al maestro Pasquale da Frattamaggiore. Ciao Pasquale! Andiamo a dire un po' di polenta istantanea. Domanda a sempre, cosa non c'è. Dici vieni che dobbiamo fare per gli auguri, cosa dici? Rolli, sono
si aspettano per gli auguri. Alle... Vieni. Marilu Barbato, buonasera chef e buon anno. Buonasera Marilu. Buon anno pure a te, grazie. Ne approfitto prima come short di fare gli auguri a Teresa De Masi. Buon compleanno! Auguri Teresa! Buon compleanno! Tanti auguri Teresa! Ti aspettiamo con Aldino! Il buon compleanno e un buon anno nuovo! Ecco qua, sta arrivando Floria. Ah no, sta ancora arrivando. Sta per facciare avanti. Giova, dici. Vieni, non ti preoccupare. Eccolo! Ciao, buonasera. Qua, Floria. Auguri a tutti. Buon anno, ti stavano aspettando, Floria. Ci tenevo, Floria, a farvi gli auguri. Aldo De Vito ci saluta dal Canada e Nunzio Pistilli. Ciao, Aldo. Allora il baccalà fatto per oh. Secondo facciamo questo qua, Giova dammi un po' di tieni patate a pezzi. Mi ha dato un bacca la porzione di baccalà o fusilli, quello che tiene. Roberto Malerba, vi vengo a trovare presto, fusilli, sono Giova, stato da voi ad ottobre, Roberto. Roberto, ti aspettiamo. Allora. C'è Tetta, ciao a tutti. Carolina. Saluta anche te, Sam. Ciao Carola. Allora. Chef, vado. Il dottor De Rosa questa volta ci saluta da Roma, qui per lavoro, lì per lavoro. Chi è? Lo Salvador a Roma? Dottor, caro dottore, buonasera. Allora, qua abbiamo una base di pasta e patate che teniamo al ristorante, per questo è quello che vi abbiamo sempre fatto vedere in tutti questi collegamenti, sedano, carote, cipolle, patate, mettiamo a cuocere. E poi ci mettiamo giù la pasta. Allora, mi immagino per questa una base di pasta e patate. Ci aggiungiamo baccalà di Don Salvatore. Il resto lo mettiamo nel riso perché l'abbiamo solo cucinato con il condimento. Ecco qua. Peppe Balestrino dice Rosaria, ma lo chef lo sa che ci hanno dato dei pappagalli? Che significa? Che sono i pappagalli? Che significa? Aspetta, non ricordo, tu sai. Scrivimi in privato. Parlate in codice, noi non vi capiamo. Mettiamo un goccio d'acqua, cioè, meno che si vede una lingua come a maschera. Ricordiamo a tutti che esiste il gruppo Facebook del fan club di Peppe Guida. Lo dico per farmi perdonare dagli admin, loro sanno perché. Ecco. E, mi raccomando, iscrivetevi in tanti. Ecco qua, aggiungiamo i nostri fusilli. Allora, guarda che sta scendendo, che facciamo? O lo facciamo tirare e facciamo un fantastico fusillo con baccalà e patate che fa il buco in terra. Nicoletta, ecco, Giovanni è arrivato con l'acqua. Loro vengono e festeggiano. Con la ghiaccia di limone. Esatto. E chi parla e fa dire, come le solite cose italiane. Sai qualcosa, no? Da Cremona ci saluta Nicoletta Bolzoni. Ciao Nicoletta. Un buon saluto a te. Ecco qua, tiriamo un po' la salsetta. Guardate che cos'è questo piatto. Intanto tiriamo fuori la nostra crema che abbiamo fatto all'inizio. Eccola qua. Dammi l'arche mers. Panettone.
Io sono sempre fare come? Il contenitore dove sta? Dammi quel contenitore lì, no? La pignata lì. Guardate che cosa, quest'anno non hanno sul fusiglio. Ma già dopo, ma ve lo spediamo. Preparato, farà la porta, poi facciamo arrivare. Ecco, allora, dato che è bello umido, questo è l'ultimo residuo del panettone tradizionale di Francesco, guardate che è bello umido, allora, lo mettiamo sotto il fondo della nostra pignatella, ecco qua, e chiudiamo tutti i buchi. Da Bari ci saluta Gregorio. Ciao Gregorio. Poi non ho fatto lo sciroppo, vado direttamente con una bagna di Alka Mels perché a me mi piace l'alcol, non è che bevo molto, però non pensate che sono l'ambriachello, però mi piace un poco di Alka Mels, ma che se c'è, se ci sente e soprattutto ecco, che si vede, è che sicuramente si deve vedere e sentire. Tiriamo qua, voglio dire com'è di sale. Sto fusile è una cosa spaziale, dobbiamo veramente fare i complimenti a Don Salvatore perché è fatto un baccalà spaziale. Dammi il piatto per favore. Sì. Eccolo qua. Questo per poi, ricordatevi, quando vi cucinate il baccalà bello con olive, cappe, tutto il condimento sotto, qua ci stava un poco di baccalà, ce l'abbiamo messa, ma se non c'è il baccalà va bene lo stesso, fate lo stesso procedimento e poi lo andate a completare con 7 litri di patate, altrimenti vi fate una base di patate, altrimenti se non la tenete la base di patate non è un problema, basta che fate un po' di olio, aglio e cipolla, ci mettete una patata tagliata dentro a pezzettini piccoli, la fate rosolare, però bene un po' d'acqua e poi ci mettete giù il sugo del baccalà, eccolo qua, guardate che cos'è. Chissà è una cosa esagerata, noi possiamo dire veramente che qua il motto è avara portiere, perché questo è veramente un culo a centrocampo. Fusilli con baccalà e patate. Tanti saluti da Antonella Messina che scrive che bontà. Cara Antonellina, tantissimi saluti a voi e buona diretta da Antonio Mosca che scrive anche ci siete mancati. Ciao Antonio. Eccolo qua. Il nostro riso. Ce l'andiamo a livellare per bene. Ci mettiamo con più pezzi di baccalà. C'ho un po' di prezzemolo, ce l'hai? Nel frattempo che Giovanni ci prepara il prezzemolo, già video nella tua postina. Allora. La nostra crema pasticcera,
dammi un sacco a posto, due sacche a posto. Adriano Borboni ci scrive: i fusilli mi hanno risvegliato tutti gli organi sensoriali. Diciamo da Adriano. E se sai ti togliere pure a mangiare. Poi. Aprite. Che piacere vedervi, un abbraccio a tutti i cagnolini compresi, da Fiorella Gentile. Ciao Fiorella. Ah, chi sa di quel cane? Ecco, arriva, ce la possiamo fare. Vai, prendi questo, che già l'ha aperto. Ma ne ho ecco, con una mano l'ho aperto. Ecco, mettici la bianca per il lucca, sì. Crema bianca dentro per favore, altrimenti non ce la facciamo con i tempi. Quanto manca? 5 minuti. Sto facendo una velocissima zuppa inglese al panettone, ma che la potete fare con il bandolo o con qualsiasi altra cosa che tenete a disposizione. Dammi sta foto, poi sì. Ecco qua, cioè, tagliamo la punta e voilà. Ecco qua, dammi Giovanna, dammi lui la marena, tieni. Anzi non ce la mettiamo la marena perché ci sta l'acidità del... dolcezza e acidità dell'uetta. Allora. Il prezzemolo Giovanni è pronto? Ecco. Mi serve qualche goccino di cioccolato in fondo. Antonietta Cirillo ci saluta. Cara Antonietta, ciao, tantissimi auguri. Allora, questo ce lo andiamo a sbriciolare come fosse un crumble. Ecco qua, mettiamo qualche bella goccina di cioccolato, abbondiamo tanto, no? Ormai tante calorie, ormai non è più tanto. Fatto, è vero, con un poco d'olio, diluitelo con un poco d'olio il prezzino lì. Ecco qua, ci andiamo a coprire la nostra crema con le briciole di panettone. E voilà, guardate, la ciminace briciolona di panettone, un altro goccino di anche e mezzo, non li apprezziamo, ci mettiamo, no, pensiamo a cose. È la morte sua. Olio. Allora il prezzemolo tritato con un poco d'olio, andiamo a completare il nostro riso. Guardate quanto è bello. Bello, deve essere generoso. L'abbiamo lucidato. E voilà. Non dite che è troppo olio, c'è un buono po' che vuoi. Che si asciutte. Ne abbiamo rigenerato un poco e invece andiamo a chiudere con che ne dite? Mi piace o no?
Eccolo qua. Adriana Negrini, buonasera, ho fatto tardi, mi rivedo alla puntata. Buon anno. E Giovanni Sorrentino, auguro buon fine settimana a tutti. Buonasera Adriana, buon anno a te. Giovanni Sorrentino? Non ho capito. No, auguro buon fine settimana. Ah, vabbè. Guarda, cavolo, questa è proprio... due fetti di panettone e mezzo litro di latte. Avete fatto una fantastica torta che metterete a tavola domenica. E voilà. Eccola qua. Guardate qua, guardate che bontà. Zuppa inglese di panettone. Eccola. Abbiamo finito con il tempo. 4, 8. Mi raccomando, ci sta facendo. Vi ringrazio, vi auguro un fantastico 2022. Vi ringrazio per il vostro affetto che ci avete dimostrato tutto l'anno, ma soprattutto durante le feste di Natale. Mi raccomando, fate attenzione perché ormai il Covid sta proprio, ci ha cerchiato, per questo un poco di pazienza e poi ce lo hanno pure Covid a mese, perché prima o poi da finì, però intanto vaccinatevi, fatevi la terza dose, poi si parla pure della quarta, io sono i primi, già mi sono prenotato per la quarta, per questo facciamoci pure la quarta dose, così ce lo vanno pazienza e cerchiamo di riprendere un poco il ritmo della nostra vita straordinaria che prima non apprezzavamo, penso, come la pensiamo adesso, per questo un poco ci è pure servita. Bene, io vi auguro un fantastico weekend e vi ricordo, quando cucinate pensate sempre a chi tenete attorno, giratevi un poco attorno, ci sta sempre. Se non ci sta niente, ci sta qualche cagnolino, qualche gattino, pure loro hanno diritto di mangiare. Per questo, aprite l'occhio che se girate un momento la testa trovate sicuramente qualcosa a cui potete assistere. Bene, vi ringrazio e ci vediamo venerdì prossimo e che sei. Ciao!